Ciao a tutti quanti, oggi è giovedì, ovviamente le date non me le riesco a ricordare, 25. E allora, stamattina farò una cosa totalmente diversa dal mio lavoro classico, infatti oggi e domani non lavorerò, farò un'altra cosa, preferisco ancora non dire niente perché metti caso, insomma, ho capito che bisogna aspettare un attimo col dire le cose, soprattutto se si tratta di lavoro, vita privata, così. Comunque, stamattina, come vi faccio vedere adesso, ho mangiato questo bagel di bulk powder. Io già provai anni fa quelli di My Protein, quindi mi piacciono questi generi qua. E mi piacciono molto, ne ho già, questo è già il secondo che mangio, quindi vi posso già dire che è buono, insomma, è completo, ha 22 grammi di proteine, 30 grammi di carboidrati e 3-4 grammi di grassi, insomma, io ci ho messo un po' di marmellata così per dargli qualcosa. È un pasto secondo me molto easy, fast, bisogna tostarlo perché se no non è magari buonissimo. E perfetto, insomma, quando si ha poco tempo, io soprattutto lo consiglio. Io me lo porterò anche in vacanza, così ecco. Comunque, adesso molto in fretta mangio che poi scappo. Che è fatto? Non è una foto. È un video. Niente. Non rilascio interviste. Ok, non metto che ti soffi il naso. Allora, starò fuori tutta la mattinata. E mi sono portata, se sto bevendo io cambio sempre perché dopo un po' mi passa la voglia di bere e sono a fuoco, boh. Adesso sto bevendo con le bottiglie da 1,5 litri e devo dire che mi do proprio una gran bevuta e finisce, cioè riesco a finire subito, invece prima andavo avanti quei bicchieri da 500 ml, ma dopo un po' non bevo più. Qua dentro c'è anche un po' di drenante, quello che uso io da quasi 2 mesi, di Nutrimea. Vi lascio qua la foto, magari anche il link giù in info box se lo volete acquistare. Mi sta trovando molto bene, ho fatto anche un pochino di periodo di pause perché delle volte non so se siano i drenanti, perché già anche l'anno scorso mi successe e l'anno ancora prima. Dopo un po' sento un po' di fastidio allo stomaco, dire che ci sono tutte le sostanze naturali. Non so, succede anche a voi, fatemelo sapere perché non capisco mai a chi dare la colpa, però delle volte dopo un po' mi sento appesantita, gonfia, un po' di... sembra quasi colite. Allora faccio un po' di pausa e poi dopo adesso sto riprendendo con meno dosi, ecco così. Comunque poi c'ho anche un po' di frutta se mi viene fame in mattinata. Ah, che caldo! Per fortuna la macchina non è troppo al sole. Comunque è 1:30, ho finito di fare quello che dovevo fare, è andata bene e adesso vado a casa a mangiare. Sta passando un'auto e io... ah, mi vergogno! Comunque se vado a mangiare faccio vedere cosa mangio. Caldo, 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 caldo. Siamo tornati nella mia umile dimora, mi sono già cambiata perché ero sudata a fradicia. Scusate se non sono molto presentabile. Comunque, il pranzo. I miei mi hanno lasciato del riso. Direi che sia tipo quello nero, rosso, pomodorini. Poi ieri sera mia mamma ha fatto uova strapazzate con cubetti di prosciutto cotto e zucchine. Quindi dato che ne è rimasto, me l'ha buttato qua dentro. In più devo finire sti fiocchi di latte che avevo aperto. Così insomma cerchiamo di non buttare. Adesso mentre che mangio cerco qualcosa da guardarmi. E tipo ieri sera stavo guardando a letto, ero di fianco il mio ragazzo, era quasi mezzanotte, no, erano le 11. Stavo guardando il video di Giovanni Foyce, non so se lo seguite, che adesso faceva dei gran food porn, e ha fatto food porn di Catania. Io li guardo spesso sui video, ma non è che, cioè sì, mi invogliano, però boh. Finito quel video avevo un buco nello stomaco, e anche Brian mi fa, sì, anche a me è venuta una gran voglia, che anche lui stava sbirciando un po' il video. Quindi insomma siamo ordinati, solo che... così da Just Eat, cioè, c'era un posto che comunque tutta roba stra surgelata, quindi niente di che, mi sono mangiata sto bombolone con la crema. Vabbè, però a mezzanotte sono arrivati e quindi non guardate i video di Giovanni Foyce se siete affamati oppure pensate che insomma, perché è deleterio. Guardate che ben di Dio c'è qui. Non l'ho fatto io, è uguale. Cosa c'è? Oh, del riso che è rimasto da oggi.
Comunque, è passato un po' di tempo, sono le quasi le 6. Io ho un po' fame adesso, devo dire, ma non so che mangiare, non so che mangerò della frutta. Allora, volevo dirvi una cosa, sto iniziando a fare dei live su Twitch. Twitch, non so se lo conoscete, è un canale fatto principalmente di live, cioè rimangono anche delle registrazioni, però viene usato principalmente dai gamer, quindi chi fa videogiochi, intanto che gioca la gente lo segue, ecco così. E oppure adesso si sta un po' espandendo, infatti si possono fare anche tante altre cose, però vedo che non viene utilizzato tantissimo. Però se io volessi potrei mettermi a cucinare, per esempio, voi mi seguite in live. E però vabbè, cioè, è tipo un po' come Instagram, però ovviamente potete vedermi dal computer, schermo più grande, tutto per bene. Infatti non capisco perché non venga utilizzato. E comunque ho fatto una live, è già la seconda che faccio. E però faccio un videogioco, probabilmente voi che mi seguite non vi interessa. Comunque si tratta di League of Legends, la nuova modalità Teamfight Tactics. Mi sta appassionando tantissimo, molto di strategia, e sto pian piano imparando, e oggi sono arrivata a seconda, quindi... Però insomma, io su Instagram dico sempre quando sono in live, quindi se vi fa piacere pian piano mi farò anche vedere. Però sì, insomma, un po' così. Comunque tra poco poi si cenerà. E adesso mi metto a fare un po' di pulizie, che cerco sempre di trovare un momento per pulire i bagni, è il mio compito in casa. E in realtà io poi tengo pulito tutto quello che posso, perché sono molto... Anche voi siete come me, deve essere tutto pulito. Ah, dato che ci sono, mi fate sempre delle domande sui massaggi che sto facendo. Allora, lo dico qua in un video, così almeno quando ci saranno altre domande vi indirizzo a questo video. Allora, il massaggio che sto facendo si tratta di massaggi un po' per la circolazione, un po' perché comunque ho della cellulite nascente dietro alla chiappa e insomma nell'interno, però dietro, ecco, me l'ha detto la tipa che mi viene a fare i massaggi. La tipa che mi viene a fare i massaggi è una nostra amica di famiglia, quindi diciamo che ci fa comunque questo piacere, viene da me una volta a settimana, massaggiava anche un po' mia mamma perché era sempre qua tutta... È bloccata mia mamma, cioè lui ancora, non parliamo passato, e quindi a un certo punto ho detto: ascolta, invece perché mi facevo fare un po' di massaggi qua, invece che farmeli qua, perché non ci diamo sotto con le mie chiappe e le gambe? Fa sì sì, benissimo. Allora io mi stendo tranquillamente sul tavolo, che per secondo me tra un poco cede, e lei mi massaggia 50 minuti più o meno. E ovviamente insomma ci fa un piacere, quindi non spendo tanto, infatti se avete la possibilità credo sia l'unico modo per non spendere un patrimonio, perché farsi fare i massaggi è veramente tanto costoso. Quindi se riuscite, ovviamente con qualcuno che conoscete, io ho avuto abbastanza culo. Comunque cerchiamo di fare dei massaggi non solo tanto rilassanti, cioè comunque spinge. E cioè, sono lì che soffro, perché mi ha detto che comunque, cioè, se fai un massaggino che ti accarezzo non è che serve tantissimo, quindi insomma stiamo un po' lì. Le prime volte mi faceva molto male, invece adesso sto molto molto meglio, qualche volta mi addormento anche, quindi siamo a quei livelli. E siamo già alla 15ª volta che viene a farmeli, sì. E allora... Voi sempre mi chiedete, perché io condivido su Instagram delle volte insomma un po' i video così mentre mi fai i massaggi, mi chiedete sempre: Chiara, stai avendo risultati? E dunque io sinceramente non so dirvi, ho provato a farmi un po' di confronti, un po' di foto, e non vedo tante cose. Sicuramente abbiamo sbagliato dal principio, che lei me l'ha detto sin da subito, ci vorrebbe una crema fatta apposta. Come vi dicevo nello scorso video, che ho preso la crema, la Geomar. Ecco, ieri mi ha fatto il primo massaggio con questa crema e ha detto che è molto buona. È una crema che si asciuga molto in fretta e non è grassa, ha detto di non prendere creme troppo grasse. Allora, questa è una crema con tonini e estetismi, insomma, adatta, cioè... proprio specifica per ritenzione, cuscinetti adiposi, nei settimi della cellulite. Ovviamente facendo con un massaggio si possono avere risultati, non dandosela un pochino così, non è che possa fare miracoli. Sin dall'inizio lei mi aveva detto: prendi una crema fatta apposta. Io però non sapevo dove andare, cosa fare, che cosa prendere, e quindi ho aspettato dopo 15 sedute di andarla a prendere. Quindi magari se avessimo cominciato sin da subito con questa crema qua, i risultati sarebbero arrivati prima. Quindi ci vuole altro tempo. Io adesso questa comunque la sto dando una volta al giorno,
provo un pochino comunque di massaggiarmi, perché qua c'è scritto di usarla una o due volte al giorno, tutti i giorni. E quindi così, insomma, se avete la possibilità di massaggi fateli, però cioè sono costosi, dovreste riuscire a farvi qualcosa da sole, che sicuramente qualcosa fa. Cioè, io ho voluto anche iniziare a fare questi massaggi perché adesso sto 7-8 ore, poi gioco anche al computer, quindi ci sto quasi tutta la giornata al computer seduta, e quindi magari insomma qualche volta il massaggio per stimolare un attimo la circolazione ci vuole. Cerco di mettermi anche un po' a gambe all'aria, infatti dopo lo faccio, adesso faccio poi le pulizie, e quindi insomma così. E ovviamente non sto vivendo la cosa con ossessione, la vivo serenamente, provo in questo modo perché comunque un po' di cellulite, un po' di ritenzione ci sono, e magari se si può andare già a intervenire adesso, non so, ci sta, ecco. Quindi basta, ci vediamo dopo per cena. Comunque sicuramente me l'ho fatto tutto io, ma non mi capita mai, non mi devo aiutare. Le cose che capitano sempre quando non devo. Allora, stai con gli schiaffoni. Il punto, perché poi muore. Però Mina dice che lo schiaffone è troppo pesante. Lo schiaffone alla cascatana che esiste da 25.000 anni. Io che te lo dice, è così. Un pochino ci avrei un po' più di olio, l'avrei un po' più. Boh, direi di concludere qua il video. Come avete visto sto mangiando un pochino di questa torta qua, l'ho fatta l'altro giorno, trovate la ricetta su Instagram, e ci ho messo sopra un po' di burro d'arachidi, quello al cioccolato. È la fine del mondo, è buonissimo. Vi lascio sempre il link in descrizione se lo volete provare anche voi. E basta, dire che tra un po' dovrebbero arrivare gli altri e giochiamo ancora quel gioco che vi dicevo prima. Ma ci vediamo al prossimo video, spero che questo vi sia piaciuto, spero che non sia stato noioso. Purtroppo non ho tante idee ultimamente, e tra un po' poi partirò per la Sardegna, lì cercherò di girare un sacco di video, e però insomma ci sarà anche una pausa appunto perché non riuscirò a pubblicare da là. Nulla, spero che, mi auguro che voi siete già in vacanza, io non vedo l'ora, e niente, ci vediamo alla prossima, ciao.